tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ex carabiniere ucciso ad Ascoli Piceno, i militari sono a caccia dell'arma del delitto, in azione anche i sub della Guardia Costiera. Domani l'ultimo saluto a Renata Serafini, la donna trovata morta a Fermignano, sarà l'autopsia a confermare le cause del decesso. Al via i controlli sui ponti della Liscia dell'Arzilla Fano, disagio al traffico lungo la statale adriatica. L'arte ritorna protagonista il 20 giugno, la Fondazione Carifano riapre le strutture museali e culturali. Dopo il telegiornale torna con gli Almetauro, riparte dalla bellezza, dal borgo di Pozzuolo, una nuova puntata con il gruppo soap opera Dream. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In apertura all'omicidio di Antonio Cianfrone ad Ascoli Piceno, i carabinieri questa mattina sono tornati a Spinetoli, nelle vicinanze dell'abitazione dei coniugi Giuseppe Spagnolo e Francesca Angiulli, in carcere con l'accusa di essere responsabili della morte dell'ex maresciallo dei carabinieri avvenuta la mattina del 3 giugno con 4 colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi da un revolver. I militari sono a caccia dell'arma del delitto, ancora non trovata. Si cerca in casa ma anche nel deposito comunale dove Spagnolo lavora come operaio. Nelle ricerche sono impegnati anche i sommozzatori della Guardia Costiera che stanno scandagliando alcuni canali. Mentre si attende l'esito dell'autopsia sul corpo dell'uomo all'ospedale Mazzoni di Ascoli, si continua a cercare con i metal detector nelle campagne circostanti il luogo del delitto. L'udienza di convalida dell'arresto della coppia si terrà il 13 giugno. A carico dei coniugi sono state raccolte diverse testimonianze visive, almeno 4 persone, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. E oggi è stata eseguita anche l'autopsia sul corpo di Renata Serafini, la donna di 54 anni di Fermignano, scomparsa da sabato scorso e trovata morta dopo 3 giorni di ricerche in un piccolo dirupo in località Cala Chiacchiera, a 500 metri dal punto di raccolta dei soccorritori, dove era stata avvistata l'ultima volta. L'esame autoptico dovrà fornire le cause esatte della morte della donna, anche se dall'ispezione esterna non è emerso nulla di rilevante. Rimane quindi probabile che Renata sia stata colta da un malore. I funerali verranno celebrati domani alle 15:30 nella chiesa di Redipuglia. Cambiamo argomento perché dopo quelli sul ponte Metauro, questa mattina sono iniziate le verifiche sulle condizioni di stabilità nei ponti della Liscia e dell'Arzilla. Senso unico alternato fino a domani e disagio al traffico. Il servizio di Francesco Salvago. A Fano è iniziato il controllo tecnico del ponte che attraversa il torrente Arzilla per delle verifiche dell'idoneità statica del manufatto. L'amministrazione comunale ha affidato le ispezioni dei lavori allo studio Petrelli, che già dalle 9 di questa mattina ha predisposto l'installazione di un piccolo cantiere. Siamo in una fase di diagnostica strutturale. In pratica noi dobbiamo fare le verifiche di vulnerabilità statica e sismica del ponte. E la prima fase riguarda lo studio dei materiali di cui è costituito il ponte. Quindi siamo in questa prima fase di studio e verifica dei materiali che sono stati utilizzati per la costruzione del ponte. Allora, in questo momento stiamo studiando la stratigrafia dell'impalcato del ponte per vedere quali sono gli strati che hanno utilizzato per eseguire l'impalcato. Quindi facciamo dei saggi diretti con degli scassi in corrispondenza delle pile della mezzeria del ponte e approfondiamo le nostre indagini con delle endoscopie. Questo tipo di verifiche sia sul ponte dell'Arzilla sia sul ponte della Liscia. Noi abbiamo previsto una mattinata di lavori per fare questo tipo di indagini e per i relativi ripristini. Quindi lasceremo il ponte come l'abbiamo trovato.
Le verifiche proseguiranno anche nella giornata di venerdì con un cambio alla viabilità, più precisamente il senso unico alternato dalle 9 alle 12 anche per il ponte della Liscia, per prevenire il degrado anche di questa struttura fondamentale della città. Queste verifiche che stiamo facendo è una cosa molto positiva per la cittadinanza, perché appunto è per la sicurezza di tutti i fanesi. Le verifiche sono sul ponte della Liscia e quello sul ponte dell'Arzilla, sono delle verifiche straordinarie, quindi verranno utilizzati dei macchinari, delle prove di carico proprio fisicamente sul ponte. È una verifica straordinaria, mentre invece annualmente noi facciamo delle verifiche ordinarie visionando diciamo i ponti e vedendo se ci sono dei problemi sulle strutture. Prossimamente penseremo ci saranno un momento in cui chiuderemo questi ponti per fare la prova di collaudo di carico sulla struttura. Ed entra nel vivo il progetto dell'efficientamento energetico a Fano. Domani si terrà il primo incontro in modalità online del tavolo ambiente e sociale, con la possibilità per i cittadini di intervenire e dare suggerimenti. Associazioni ambientaliste di volontariato, professionisti e cittadini saranno i protagonisti del primo incontro del tavolo ambiente e sociale, che si svolgerà domani alle 18.30 sulla piattaforma Zoom. Dopo la presentazione dello scorso 17 aprile entra quindi nel vivo il progetto di efficientamento energetico del Comune di Fano. Responsabili dell'iniziativa sono i consiglieri comunali Cora Fattori, Edoardo Carboni e Giovanni Clini. Sarà proprio quest'ultimo, studente di ingegneria con delega attribuita dal sindaco ai cambiamenti climatici, salvaguardia ed educazione ambientale, a presiedere il tavolo. Durante l'incontro verranno spiegate quali sono le buone pratiche da mettere in atto su Fano per arrivare entro il 2050 a zero emissioni di gas a effetto serra, ad una crescita economica dissociata all'uso delle risorse e alla valorizzazione di persone e luoghi. Il tavolo avrà il principale obiettivo di seguire il processo partecipativo che sta alla base di questo progetto di efficientamento energetico, e per questo l'obiettivo sarà raggiunto coinvolgendo all'interno di questo tavolo tutti quegli stakeholder, tutte quelle associazioni che nel corso degli anni si sono spesi per Fano e per le politiche ambientali. Il tavolo sarà dunque il mezzo attraverso il quale per la prima volta associazioni e cittadini potranno dare il loro contributo con spunti, idee, suggestioni e nuovi obiettivi. Per conoscere il progetto nella sua interezza, da qualche mese è attiva sul portale del Comune un'apposita sezione dove gli utenti possono anche interagire inserendo commenti. Il contributo sarà sia verso l'esterno che sia verso l'interno. Infatti sarà occasione sia per recepire le istanze, le esigenze, spunti, nuovi obiettivi che queste associazioni potranno darci, sia per tenere aggiornati, perché comunque è un progetto pubblico e si tratta di edifici pubblici, di tenere aggiornati sugli stati dei lavori, sul punto che si è arrivati di questo progetto. Una postura corretta con le scarpe giuste. Nel prossimo servizio un esperto ci parla dell'importanza di indossare delle calzature adatte per evitare posture sbagliate che poi a lungo andare potrebbero provocare dei problemi al nostro corpo. Acquistare una scarpa oggi è molto semplice, ma conoscere come camminiamo invece non è così facile. Acquistare una scarpa giusta, usare l'attrezzo giusto nel piede, poi ci salvaguardia da tanti infortuni che nel lungo possono arrivare. Le scarpe adatte per la nostra salute. Chi soffre di disturbi legati alla postura o altre patologie riguardanti gli arti inferiori dovrebbe indossare delle calzature adatte al proprio corpo. È risaputo che ad esempio i dolori alla schiena possano derivare anche da un'errata postura del piede, oppure che siano la fastidiosa conseguenza di una calzatura sbagliata. Infatti per più di un terzo della vita i nostri piedi sono infilati nelle scarpe, ma se queste non garantiscono una buona stabilità, sono troppo piccole, strette, grandi o alte, alla lunga possono causare contratture muscolari e posture sbilanciate. Un classico esempio, i tacchi alti. Maggiore è l'altezza del tacco e più il peso del corpo viene spostato in avanti, gravando sulle dita dei piedi, mentre la colonna vertebrale assume una posizione errata. Poi chi fa sport o lunghe camminate a maggior ragione dovrebbe fare attenzione a questi dettagli. Può fare delle valutazioni biomeccaniche piuttosto che l'analisi dell'appoggio del piede con delle tecnologie
molto semplici, quindi una semplice camminata di 15-20 secondi su un tapis roulant con una ripresa video dal retro, dove si vanno a fare poi dei vari fotogrammi per vedere il momento in cui il nostro corpo gravita nel momento della pronazione, e lì si può valutare il grado di pronazione della persona e poi per la scelta seguente della scarpa. Queste problematiche riguardano più uomini o donne? Ma è una problematica principalmente femminile, anche se poi riscontriamo anche diversi uomini che possono avere queste problematiche. Tanti fattori possono incidere, un piede più piatto, un piede troppo cavo, il peso stesso della persona, quindi nel momento del massimo carico, del passaggio dal tallone al mesopiede, la volta plantare magari non ci sorregge e tendiamo a cedere un pochettino più sulla caviglia. Abbiamo visto appunto questa mattina una ragazza, che cosa le ha riscontrato? Ma di base ha un piede piatto e un valgismo sulle ginocchia, quindi una tendenza alla pronazione abbastanza importante. Superava i canonici 7-8 gradi di pronazione neutra, quindi in questo esempio ha dovuto ricorrere a una scarpa leggermente più sopportata che alla fine l'ha riportata in asse, quindi riequilibrando tutto l'assetto posturale del suo corpo. Possiamo dire che è importante certo per gli sportivi, ma anche per chi le utilizza tutti i giorni. Lo sportivo è molto importante perché vuoi non vuoi la dinamica della corsa ci porta a fare delle pressioni molto più importanti sull'impatto col terreno. Per chi invece va a camminare tanto è altrettanto importante perché la scarpa ci deve sorreggere a tutto tondo praticamente. Una buona scarpa alla fine è salute. Un cinghiale davanti alla porta di un bar, è lo scenario che si sono trovati di fronte i gestori di un locale nella zona del Furlo, in provincia di Pesaro Urbino, guardate. Io non l'ho mai visto un cinghiale. Cioè, sì, no, ma qui davanti, no, ma qui, ma lei sta... Da dove va giù? Ah, vedi, a sete. A sete, dai, fuori, dai, da dentro. Allora, qui. Madonna, se pensassi andavo anche davanti. No, ma perché questa è la fine del mondo. Questo mi urla, ma mette un po'... Ah, tutto, oggi ci avevo... Mi tocco su me, però, dopo. Ma fai... Ma la Simona, io come devo fare? Simona, non c'è... Allora, fa più forte per... Sta dentro. E c'è? E qui davanti. Vuoi lì dentro, vuoi il cappuccino? Vuoi il cappuccino? Anita Amanti è la nuova presidente dell'Africa Chiama, volontaria dell'associazione dal 2007, vicepresidente della Onlus Fanese dal 2012. Anita considera questo incarico un grande privilegio. L'associazione ha lottato e camminato sempre al fianco dei più deboli e bisognosi, ha commentato. Il nostro caro presidente e fondatore Italo Nannini, scomparso pochi mesi fa, ci ha lasciato una grande eredità, spiega Anita. Ci ha insegnato a perseverare nel raggiungere obiettivi al fine di costruire insieme un mondo più giusto. Anche l'arte ritorna protagonista con una mostra a Palazzo Bracci Pagani. Questa mattina la Fondazione Carifano ha annunciato che il prossimo 20 giugno riaprirà le strutture museali e culturali. È certamente un segno incoraggiante e sintomo di lento ritorno alla normalità. Una struttura espositiva che riapre i suoi portoni per ospitare mostre ed accogliere visitatori e turisti. È quanto ha deciso di fare Fondazione Carifano con le sue strutture museali e culturali. Proprio tutto come prima non sarà, però, perché Palazzo Bracci Pagani, Pinacoteca San Domenico e Lago Vicini ritorneranno frequentabili, ma solo secondo i precisi canoni di sicurezza che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. A Palazzo Bracci Pagani aprirà solo la Diana Art Gallery, al piano nobile dove dal 20 al 2 agosto verrà allestita la mostra di Giuseppe Papagni, Fragili. Nel segno della continuità dei precedenti protagonisti passati da Palazzo Bracci Pagani, anche per Papagni è forte il legame col territorio.
appartenente alla corrente del fragilismo, un movimento artistico che nasce a Vicenza nel 2010, l'artista è scultore, pittore, studioso, docente e restauratore. Nato ad Ancona nel 1940 e ha intrapreso gli studi per la ceramica, la scultura e la pittura negli istituti d'arte di Pesaro e di Faenza, oltre che nell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Da sabato 20 si potranno visitare le 6 sale espositive del Piano Nobile, allestite con le sue opere, massimo 5 persone per volta, assicurando così le giuste distanze di sicurezza, dopo che uno steward avrà rilevato ad ognuno la temperatura corporea. Per quanto riguarda la mostra che era in programma di Magini, la mostra fisica è stata annullata per ovvi motivi, ma non rinunciamo alla realizzazione del catalogo che era già stato programmato. Opteremo per una mostra virtuale che sarà realizzata attraverso un video che potrà essere poi fruibile sia nel nostro sito che anche successivamente quando sarà possibile riorganizzare qualche conferenza stampa, qualche incontro. Apriranno anche Pinacoteca San Domenico, dove però non si terranno i famosi concerti domenicali, al momento sospesi, e anche il Lago Vicini, meta didattica delle scolaresche, che sarà visitabile dal 13 all'11 luglio, previa prenotazione telefonica. Il servizio era di Lino Balestra. Riempiamo insieme i carrelli della solidarietà, è l'iniziativa promossa dalla Caritas in collaborazione con varie associazioni che si svolgerà sabato prossimo nella zona sud di Fano. L'obiettivo sarà quello di raccogliere i prodotti alimentari per poi donarli alle famiglie in difficoltà. Presidente, una bella iniziativa di solidarietà partita dai cittadini in un momento poi di grave crisi economica. Sì, infatti tutto è nato proprio perché abbiamo visto molte persone in difficoltà e allora diciamo è stata presa questa iniziativa non da me personalmente ma da un'altra persona che non è qui presente, che ha avuto questa bellissima idea di coinvolgere tutte le associazioni, diciamo al di là del fiume Metauro, al sud, per poter dare una mano concreta a chi ne ha veramente bisogno, che sono tanti. Si è voluto coinvolgere, diciamo, quelle strutture già predisposte, che sono veramente già al lavoro da tanto tempo, che quindi è la Caritas di Torrette Metauriglia, la Caritas di Ponte Metauro e la Caritas San Giovanni Apostolo. Queste, diciamo, già strutture ci hanno dato una grossa mano per poter organizzare il tutto e, diciamo, che verrà fatta una raccolta di generi alimentari e anche, diciamo, ciò che riguarda la pulizia degli ambienti qui in dei punti predisposti. Questo verrà sabato 13 giugno. E anche la Croce Rossa darà il proprio contributo, in che modo? La Croce Rossa già in questo periodo ha cercato di aiutare tutte le famiglie che avevano necessità attraverso varie parrocchie. Abbiamo preso lo spunto da questa bella iniziativa di tutti gli abitanti e residenti della zona oltre il Ponte Metauro e quindi abbiamo deciso di partecipare con una raccolta che faremo presso il Conad Sant'Orso sabato 13 tutta la giornata. Tutto quello che verrà raccolto verrà portato alla Caritas che provvederà alla distribuzione alle famiglie che ne hanno necessità. E mentre siamo in piena emergenza sociale ed economica, una delle priorità del governo sembra essere l'approvazione di una legge contro l'omofobia e la transfobia. Secondo alcuni però questa legge rappresenta una minaccia per la libertà di pensiero, di religione e di associazione di tutti i cittadini. Questa sera ci lasciamo con un video che spiega i problemi ma anche i pericoli principali di questo provvedimento. Prima però vi ricordo che subito dopo il telegiornale andrà in onda una nuova puntata di Colli al Metauro riparte dalla bellezza. Nel borgo di Pozzuolo si esibirà il gruppo Soap Opera Dream con lo spettacolo intitolato Concerto per la rinascita di Colli al Metauro. Lunedì sera invece tornerà Primo Cittadino con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Grazie per averci seguito e allora guardiamo insieme il prossimo video. Arrivederci. Alcuni vorrebbero una legge penale contro l'omofobia e la transfobia. In Parlamento sono in discussione già diverse proposte di legge. Ma le persone omosessuali e transessuali sono già giustamente protette dalla legge vigente contro atti violenti, ingiuriosi o ingiustamente discriminatori al pari di qualsiasi altro cittadino. Allora a cosa serve una legge contro l'omotransfobia?
In realtà, questa legge nasconde gravi pericoli. Punire le persone in base agli ambigui e imprecisi reati di istigazione alla discriminazione omofobica o transfobica rappresenta una minaccia per la libertà di pensiero, di religione e di associazione di tutti i cittadini. I politici che propongono queste leggi, infatti, troppo spesso indicano come omofobi tutti quelli che sono in disaccordo con loro su temi come famiglia, sessualità, diritti dei bambini. Sostieni che i bambini hanno diritto di crescere con una mamma e un papà? Sei omofobo. Manifesti pubblicamente la tua contrarietà alle adozioni gay? Sei omofobo. Leggi pubblicamente alcuni passi di San Paolo Apostolo? Sei omofobo. Affermi che i sessi sono due, maschio e femmina, e non sono né fluidi né intercambiabili? Sei transfobico. Sono molti gli esempi di persone perseguitate o condannate per omofobia in paesi dove queste leggi esistono già. Nel Regno Unito, Caroline Farrow, madre di 5 figli, è sotto processo per essersi rifiutata di usare pronomi neutri. Negli Stati Uniti, il pasticciere Jack Phillips è stato processato più volte perché in ragione della sua fede non vuole preparare torte per matrimoni gay. Si dice spesso però che una nuova legge penale sarebbe comunque necessaria, soprattutto perché in Italia ci sarebbe un'emergenza, cioè le violenze e le discriminazioni contro gay e trans sarebbero diffusissime. Ma è vero? Anche se spesso il nostro paese viene percepito come fortemente omofobo, i dati smentiscono che vi sia una diffusione allarmante di violenze e discriminazioni contro omosessuali e trans. La più ampia ricerca della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea colloca l'Italia tra i paesi più sicuri d'Europa per quanto riguarda concreti episodi di violenza, minaccia e discriminazione. L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori riporta mediamente una quarantina di segnalazioni all'anno di reati omotransfobici in tutto il paese e solo una piccola parte di questi corrisponde a casi accertati. Sia chiaro, anche un solo caso di violenza sarebbe grave, ma è già giustamente punito e non rappresenta quell'emergenza sociale che si invoca come pretesto. Prevedere aggravanti o reati speciali di omofobia o transfobia rischia di trasformare inoltre le persone omosessuali e transessuali in categorie protette e privilegiate, violando il principio di uguaglianza con tutti gli altri cittadini. Migliaia di cittadini, madri e padri di famiglia, associazioni, ognuno di noi rischierebbe la denuncia e la reclusione a causa delle proprie convinzioni. Vivremmo tutti nella paura di essere dichiarati omofobi. Noi diciamo no. Noi vogliamo un mondo in cui tutti restiamo liberi.